Allora, questo è il manifesto dei diritti e dei doveri delle prostitute di San Berillo. Le prostitute di San Berillo si impegnano ad osservare i principi esposti nel presente documento a tutela delle condizioni di esercizio del servizio e di una pacifica convivenza con gli altri abitanti del quartiere. Primo, considerare la prostituzione come un lavoro o un servizio sociale. Secondo, il riconoscimento della prostituzione come un lavoro abolirebbe in automatico il reato di favoreggiamento per tutti i proprietari di immobili che concedono le case in affitto. Terzo, autogestione dell'attività nella fascia oraria ricompresa fra le 7 del mattino all'1 del mattino. Quarto, esercitare in ambienti dotati di essenziali servizi igienici ed utenze di fornitura di acqua e luce. Quinto, mantenere un atteggiamento rispettoso, solidale, collaborativo e tollerante nei rapporti con colleghi e colleghe. Sesto, rifiutare rapporti sessuali non protetti. Settimo, sottoporsi almeno 2 volte all'anno ai test di Wasserman e HIV, al fine di prevenire le diffusioni di infezioni. Ottavo, impedire ai soggetti sieropositivi di prostituirsi, senza emarginarli, ma assistendoli nel percorso terapeutico. Nono, istituire un fondo cassa costituito da contributi volontari a cui attingere per provvedere ad esigenze comuni o per far fronte a situazioni di disagio e bisogno del quartiere e dei suoi abitanti. Decimo, evitare isolamento e autoredegradazione all'interno del quartiere, con la consapevolezza di essere persone cui è dovuto rispetto e che una maggiore visibilità presso la cittadinanza e l'istituzione favorisce il superamento di quella immoralità che adombra le condizioni di donne transessuali che esercitano la prostituzione. Undicesimo, le prostitute si impegnano ad aprirsi al confronto con altre attività sociali già presenti o che possono nascere all'interno del quartiere, allo scopo di migliorarlo. Avete ricevuto minacce, intimidazioni da parte di qualcuno, anche semplicemente i locali? Qui è una comunità di senegalesi? Sì, c'è una comunità senegalese, no, che loro stanno dall'altra parte nostra, no, ma mai abbiamo avuto problemi con loro. No, racket no, non ce n'è qui a San Benito. Siamo libere professioniste, nessuno ci obbliga a lavorare. Siamo indipendenti, ci autogestiamo, non so come dirtelo. Tanti non pagano neppure le case che sono abusive, figurati. No, nessuna speculazione su San Benito, su questo no. Non c'è mai stata, per dire la verità. È un porto franco. Sì, è un porto franco, sì, per tutti. Infatti ci sono anche i gambiani che vivono qua. Nei rifiuti del mondo nasce un nuovo mondo. Nascono leggi nuove dove non c'è più legge. Nasce un nuovo onore dove onore è il disonore. Nascono potenze e nobiltà, feroci, nei mucchi di tuguri, nei luoghi sconfinati dove credi che la città finisca e dove invece ricomincia. Nemica, ricomincia per migliaia di volte, con ponti e labirinti, cantieri e sterri, dietro mareggiate di grattacieli che coprono interi orizzonti. Pierpaolo Pasolini. Il centro Positrame dei quartieri, quindi che impatto ha avuto, che cosa si propone di fare e che cosa succederà nel futuro? Allora, Trame di Quartiere è nato da 2 anni circa, perché prima le stesse persone si chiamavano in altro modo, Comitato Attivi di San Berillo. Poi hanno avuto la fortuna di conoscere il proprietario di questo stabile, di questo palazzo dei Gaetani, infatti sono dei farmacisti. Dove gli hanno dato questo, accomodato d'uso questo spazio, questo palazzo, per ristrutturarlo soprattutto, perché prima qui c'erano le prostitute, poi è stato chiuso dalla polizia, però
e adesso è questo luogo che fluisce per tutti. Che servizi date? Diamo un servizio, innanzitutto c'è la caffetteria che funziona per gli abitanti, per chi vuole entrare. Si può mangiare qui liberamente, a Luna, ognuno si porta qualcosa da mangiare, lo può consumare qui. Facciamo caricare i telefonini a tutti gli immigrati. E poi c'è un'altra parte, che è uno spazio soprattutto di mostre. Adesso c'è una mostra che racconta San Benedetto dal 43 ai giorni nostri. E poi che cosa è successo di recente? Di recente, qualche mese fa, Trame ha vinto un bando regionale dove prendono dei soldi per spenderli per ricostruire il primo piano, per fare delle stanze. C'è una parte, questa qui destra, già ci sono dei senza tetto, però bisogna fare delle opere di risanamento, per cui con questi soldi si faranno e loro ritorneranno dopo la ristrutturazione. E poi un'altra parte, da questa qui sinistra, dove si farà una foresteria per gli eventi, per gli ospiti che verranno qui a proporre i loro libri o le loro foto. Ultime due cose, i migranti come lavorano, che tipo di progetti avete aperto, anche eventualmente appunto i ragazzi minori non accompagnati che arrivano in continuazione? No, qui i migranti minori, qui a San Benedetto non ce ne sono. C'è una ragazza, Flavia, che fa parte di Trame, lei con altre persone forma un gruppo di immigrati, di stranieri, li forma per fare dei tour turistici su Catania e su San Benedetto. Mi chiamo Grosso Francesco, sono nato quasi 60 anni fa, sono di Catania, ho iniziato a lavorare a Milano e dopo qualche anno sono venuta qua a Catania, nella mia città c'era questo quartiere e ne ho approfittato. Cosa ti ricordi di Milano? Di Milano ho dei bei ricordi, perché certo avevo 25 anni, 24 anni. Per me era, come dire, mi sentivo libera, felice lì, perché erano anche gli inizi della mia vita da donna vera e propria, per cui ho dei bei ricordi. E anche allora i ragazzi, chi che andava nel... E con i trans era forse una novità, una cosa nuova, per cui venivano molto più, erano rispettosi, più gentili, non lo so, più. Come hai vissuto invece la tua transessualità, omosessualità, come la chiamiamo? Io non lo so come la chiamiamo, come l'ho vissuta? Sì. Guarda, all'inizio, quando ero ragazzino, adolescente, male. Ma male perché gli altri mi facevano sentire male, mi facevano sentire che io c'era qualcosa che non andava in me, non in loro, inadeguato, non mi sentivo nel posto giusto, né a scuola, né in chiesa, né in famiglia, per cui mi sentivo inadeguato. Poi sono andati via tutti i problemi quando per la prima volta mi sono innamorato di un ragazzo. Ecco, l'amore fa miracoli in questo senso. Mi sono accettato per quello che ero, però sono passati tanti anni di sofferenza, non tanto degli altri, ma perché io ho avuto dei genitori molto accoglienti, molto buoni, che mi dicevano di capirmi, anche se non riuscivano bene a capire, perché non erano stati educati anche loro, no? Però non mi hanno mai buttato fuori da casa, né picchiato, né non ho subito violenze, ma incomprensioni verbali magari qualche volta, sì. Mi ha aiutato a emigrare, sì, perché all'età di 15 anni ho rubato dei soldi a mio padre e sono partita per Roma
in un treno, dentro il bagno, tutto il tempo. E lì, perché i miei genitori volevano che io tagliassi i capelli corti, non mettessi colori molto accesi, e quando ho preso quel treno mi sono sentita libera.